Buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento con il TG6. In apertura del nostro giornale i dati che riguardano il Covid nella nostra regione. Sono 57 i nuovi positivi accertati nelle ultime ore, sono emersi dall'analisi di 2.923 tamponi molecolari, risultato positivo l'1,95% dei campioni. La variazione percentuale dei nuovi casi nell'ultima settimana rispetto ai 7 giorni precedenti è pari al meno 31%. L'incidenza settimanale dei contagi per 100.000 abitanti scende ancora ed arriva a 31. Si riducono rapidamente i ricoveri, che passano dagli 82 di ieri ai 71 di oggi. Per quanto riguarda appunto i numeri nel dettaglio, 66 pazienti, meno 12, sono ricoverati in area medica, 5 più 1 rispetto a ieri in terapia intensiva. Poi ci sono 1.819 persone, meno 18 in isolamento domiciliare. Si registra purtroppo un decesso recente, il bilancio delle vittime così si aggiorna e passa a 2.540 da inizio emergenza. Per quanto riguarda gli attualmente positivi sono 1.890, meno 29 rispetto a ieri. Andiamo avanti e adesso apriamo la pagina sindacale. A distanza di alcune settimane sono tornati a protestare a Penne i lavoratori dei reparti di camiceria e maglieria della Brioni. La decisione è stata presa a seguito della comunicazione da parte dell'azienda di voler accelerare per la chiusura dei reparti. Vediamo il servizio di Stefano Recanati. La paura più grande è quella di perdere il posto di lavoro, ovviamente. Stiamo vedendo un'azienda che da un po' di tempo non ci pensa più, non ci considera più, in pratica va dritta per la sua strada e non ci ascolta più. Rassegnazione nelle parole e nei volti delle lavoratrici e dei lavoratori di Brioni per un'avvertenza che sembra aver preso la strada del non ritorno. Per questo in mattinata le maestranze dei reparti di maglieria e camiceria, che a meno di novità ad ottobre del prossimo anno chiuderà i battenti, sono tornati a protestare davanti ai cancelli di Penne. Purtroppo la paura è tanta e sta diventando una vita insostenibile dentro gli stabilimenti Roma Style Brioni, soprattutto per le ultime decisioni dell'azienda prese, che già sono state rese note, e anche per le ultime decisioni sulla gestione del lavoro per quanto riguarda anche l'orario di lavoro, il doppio turno istituito Covid a loro avviso, che noi abbiamo rifiutato come organizzazioni sindacali, però l'azienda comunque l'ha attuate allo stesso modo, giustificandole col Covid, e che per noi comunque causerebbero anche un'ulteriore inefficienza lavorativa che potrebbero purtroppo causare altri esuberi, così come in passato è successo. L'azienda, oltre agli stabilimenti di Penne, Montebello di Bertone, Civitella, Casanova, ha una camiceria anche a Curno, in provincia di Bergamo, che a differenza del sito Vestino non sarà toccata da questa riorganizzazione. In effetti lo stabilimento di Curno non, ad oggi non conta nessun esubero, la nostra camiceria verrà dirottata su e quindi noi ci troveremo con 85 persone fra camiceria e 86 persone tra camiceria e maglieria, ci troveremo fuori per la soppressione di reparto e stiamo cercando di sfatare ciò che per noi sembra impossibile, però cerchiamo di fare il meglio. La scelta strategica di chiudere questi reparti, proseguono RSU e sindacati, ci fa alzare il livello di guardia e ci fa pensare che questa possa essere solo la punta dell'iceberg. C'è il timore che non sia solo camiceria e maglieria le uniche fasi che chiudano, e questo ci porta veramente a avere molto timore. Sappiamo che qui di giovani ce ne sono ben pochi, magari il più giovane ha circa 20 anni di anzianità di servizio, dunque per noi è veramente un problema, perché giovani al di sotto dei 30 anni non ce ne sono più. I sindacati sono scesi in campo per denunciare quello che sta accadendo
al centro diurno psichiatrico di via Vespucci a Pescara, dove la ASL ha deciso la chiusura coatta della struttura. Vediamo di più nel servizio di Paolo Renzetti. La CGIL Funzione Pubblica di Pescara questa mattina, nel corso di un sit-in, ha denunciato il grave comportamento assunto dalla ASL di Pescara, che in disaccordo a tutti gli affidamenti presi e sottoscritti in sede istituzionale ha deciso la chiusura coatta del centro diurno integrato di Pescara, con il rischio di lasciare i lavoratori e le loro famiglie senza lavoro. Si chiede a questo punto all'assessorato alla sanità un tavolo di lavoro urgente per trovare immediate soluzioni. La situazione è gravissima, perché anche le testate giornalistiche hanno vissuto questa storia, sembrava, come dire, risolta per lo più. Invece tutti gli affidamenti, gli incontri, gli accordi sottoscritti in sede istituzionale, sto parlando naturalmente di prefettura, comune di Pescara, ispettorato del lavoro, da parte dell'AS sono stati totalmente disattesi. Quindi, gravando sostanzialmente, mettendo in luce una gravissima violazione nei confronti dei lavoratori e dei pazienti psichiatrici, ma anche delle istituzioni che hanno accolto questa vertenza, che sembrava appunto incanalarsi su una strada risolutiva. Purtroppo, per totale responsabilità, o meglio sarebbe bene dire per totale irresponsabilità della ASL, ci troviamo a questo punto. Perché? Perché appunto la ASL aveva dichiarato e sottoscritto che tutti e 27 i lavoratori dell'appalto sarebbero stati tutelati nel cambio appalto, e invece abbiamo scoperto che soltanto 20, e quindi quelli ingaggiati al centro diurno integrato di Pescara, appunto dove siamo, verrà chiuso, e quindi 7 lavoratori verranno licenziati. E c'è di più. I pazienti psichiatrici, i quali hanno bisogno di questo servizio, secondo la ASL potrebbero essere spostati come pacchi postali in altre regioni. Ma qui noi abbiamo scritto anche all'assessore Verì, e spero che immediatamente convochi un tavolo per rimuovere questa situazione, ma perché noi la mobilità passiva non la dobbiamo sponsorizzare, perché significherebbe togliere servizio e anche proventi appunto alla nostra regione. Da come tu la vuoi guardare questa situazione? È una situazione non grave, gravissima, paradossale. È l'unica responsabile di tutto questo per non aver rispettato appunto gli affidamenti e i patti, è la ASL di Pescara, nero su bianco. Adesso proseguiamo con alcune notizie di cronaca. Un uomo di 49 anni è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti dagli agenti della mobile della questura di Chieti. L'arresto è avvenuto a Pescara, dove il 49enne vive in un appartamento in affitto, all'interno del quale i poliziotti hanno trovato 2 borsoni in tela contenenti 12 buste termosaldate di marijuana per un peso complessivo di circa 13 kg, insieme a 24 involucri sottovuoto di hashish del peso complessivo di 12 kg, oltre a 2 bilancini di precisione e la somma in contanti di 1.900 euro. Tutto è stato chiaramente posto sotto sequestro. L'uomo è agli arresti domiciliari su disposizione dell'autorità giudiziaria. E continuiamo passando a Silvi, dove i carabinieri hanno sequestrato un revolver, e lo possiamo vedere nella foto, del 1870, perfettamente funzionante, detenuto in maniera illegale da un uomo accusato dalla ex compagna e denunciato di minacce nei confronti della stessa. È stato attivato il codice rosso per la tutela delle donne vittime di violenza di genere. I militari si sono recati appunto a casa dell'uomo, il quale, intuito il motivo della visita, ha consegnato in maniera spontanea la pistola che state vedendo, che è stata sequestrata a disposizione della Procura della Repubblica di Teramo, e chiaramente l'uomo è stato denunciato per detenzione illegale di armi comuni da sparo, e si indagherà anche sulla denuncia di minacce della donna. Proseguiamo adesso con il nostro giornale, voltiamo pagina alla politica. Si appresta a chiudere la sua esperienza da presidente della provincia di Chieti Mario Pupillo, che questa mattina ha fatto un primo bilancio del suo lavoro durato 7 anni. Importante quello portato a termine sui conti dell'ente. Vediamo.
Sette anni di presidenza della provincia di Chieti, tempo di bilanci. Pupillo, lei ha tenuto a precisare nel corso proprio della conferenza stampa il fatto soprattutto di aver rimesso i conti in ordine, i conti della provincia di Chieti, conti che presentavano delle criticità al suo arrivo. Sì, avevamo un disavanzo di 15 milioni di euro, più i tagli fatti dalla legge 16 la 90, avevamo circa 30 milioni di debiti, tant'è vero che il nostro dirigente e il revisore di conti hanno bocciato il bilancio. Noi l'abbiamo votato con il parere negativo. Questo lo devo anche alla parte di minoranza che quel giorno, il 29 dicembre del 2014, sostenne il numero legale perché era una scelta anche difficile. Ovviamente non votò a favore, ma questo ci permise di andare avanti, se no la provincia di Chieti sarebbe andata in dissesto. La storia è lunghissima, abbiamo venduto degli immobili che qualcuno diceva l'abbiamo venduto ai privati, l'abbiamo venduto allo Stato che pagava l'affitto e quindi adesso diciamo non lo paga più, ma ci ha dato quei 16 milioni di euro che hanno ribilanciato i nostri conti e ci ha permesso di un percorso di crescita nonostante la legge Delrio, perché in quel periodo abbiamo perso la metà dei nostri dipendenti, quindi siamo stati veramente azzerati da una legge sciagurata, che io ritengo sciagurata. Adesso qualche contenzioso che abbiamo vinto, gli swap che ci ha permesso di fare un salto di qualità, ci ha ridato 7 milioni e mezzo, se avessimo perso avremmo dovuto pagare il doppio, e quindi questi soldi noi li abbiamo destinate alle scuole in prevalenza. Villa Santa Maria 2 milioni e mezzo per il convitto, perché il convitto i ragazzi devono dormire e vivere in uno spazio accettabile, 2 milioni e mezzo, 700 mila euro al convitto di Cerni e 300 al convitto di Chieti che ha meno esigenze. E questo per dire che la provincia esiste e questo per dire al governo: chiudete le province, perché così non si può andare avanti, o ci ridanno i mezzi o ci ridanno diciamo le forze e le risorse umane e economiche, altrimenti questa è una vita che non si può portare avanti. Le elezioni comunali a Francavilla al Mare. Gianluca Baldassarre, ex Lega, è uno degli 8 candidati a sindaco della cittadina costiera, sostenuto da una lista civica. Tra i punti del suo programma, quello della riqualificazione del fiume Alento. Vediamo. Sei presente a questa tornata elettorale con una lista civica. Come mai hai scelto questa via del civismo? Giustamente io vengo dalla linea di Salvini, dove dice lui dà largo ai giovani, anche prima esperienza, che sono ragazzi da puntare, e purtroppo a livello regionale hanno scelto Roberto Angelucci, che è una bravissima persona, un signore normale, una brava persona, però che non mi rappresenti a livello come primo cittadino qui di Francavilla. Ci pare di capire che non è molto in linea con quello che è avvenuto negli ultimi anni a Francavilla, perché logicamente vuole un cambiamento anche radicale. Di che cosa è allora, secondo Gianluca Baldassarre, che a Francavilla non va? Allora, Francavilla, basta dire che il bilancio più o meno sta sui meno 8 milioni di euro, più di questo io non posso aggiungere altro, perché quella è una carta d'identità che tu dai alla tua popolazione, ai tuoi amici concittadini di Francavilla, quindi c'è da lavorare, da rimboccarsi le maniche e veramente lavorare sodo. Ad esempio, come si potrebbe fare collaborando anche con i cittadini per far sì che possa crescere, possa tornare questo lavoro? Allora, assolutamente sì, il lavoro, anche se non c'è, bisogna crearselo. Io nel mio programma, uno dei tanti punti del mio programma è la riqualificazione del fiume Alento, dove si potrebbe andare a mettere benissimo 20-30 prefabbricati per ognuno dei due lati e dare la possibilità che solo i residenti di Francavilla, io amo Francavilla, per me Francavilla e francavillesi al primo posto, dopodiché possono venire anche gli altri. In che senso? Questi li farò un bando, ovviamente inizierò a aiutare persone con difficoltà economiche, quindi con l'ISEE basso, inizierò a dare loro
questi prefabbricati da 100-200 metri quadrati, che ognuno di loro, ovviamente con le qualifiche giuste, inizierà a dare tipo bar, ristoranti, pizzerie e quant'altro a tutte e due le estremità, così di portare i cosiddetti Navigli, che è un grandissimo parolone, a Francavilla, dove c'è la concentrazione di tutti lì. Proseguiamo voltando pagina, andiamo a Teramo grazie ad una convenzione fra il Comune e il Tribunale. 21 disoccupati iscritti al servizio sociale con il reddito di cittadinanza saranno impiegati nelle cancellerie e negli archivi del Palazzo di Giustizia. Una boccata d'ossigeno per gli uffici che soffrono da anni di una cronica carenza di personale. Vediamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. Saranno 21 le persone disoccupate che attualmente percepiscono il reddito di cittadinanza gestite dal Servizio Sociale del Comune di Teramo a rafforzare l'organico amministrativo del Palazzo di Giustizia teramano. Una vera manna dal cielo per il Tribunale di Teramo, che da anni soffre di una gravissima carenza di organico, soprattutto nelle cancellerie e nell'archivio. Il Presidente Carlo Calvarese ringrazia l'amministrazione comunale di Teramo per questa preziosa convenzione PUC, acronimo di Progetti utili per la collettività, e spende parole di elogio per i nuovi arrivati, capaci, diligenti e pieni di entusiasmo. L'arrivo di queste nuove persone aiuterà nella carenza di personale di cui soffre il Tribunale di Teramo? Aiuterà senz'altro, almeno nel breve periodo, ma anche più a lungo, perché i progetti del Ministero, cui concorsi sono stati da poco banditi, non sono di immediata praticabilità. Se pensiamo ad esempio che il servizio di raccolta degli atti dai fascicoli in archivio spesso implica attese di circa un mese mediamente, capiamo che è un tempo inaccettabile. Una delle principali utilizzazioni dei lavoratori PUC del Comune di Teramo, fornitici dal Comune di Teramo, sarà proprio quello di riordinare finalmente il servizio degli archivi, delle cancellerie. Sono forse agli occhi di chi è estraneo all'amministrazione della giustizia servizi di minore importanza, invece sono essenziali. Le domande complessive per il reddito di cittadinanza a Teramo sono 2.185, in parte sono gestite dal Centro per l'Impiego e si riferiscono ai disoccupati degli ultimi due anni, 869 afferiscono invece al servizio sociale e riguardano persone o nuclei familiari fuori dal lavoro da oltre due anni. Saranno questi ultimi ad essere progressivamente coinvolti nei PUC. Ma qual è il loro identikit? Abbiamo trovato persone con un grado di istruzione anche particolarmente elevato, persone laureate, anche qualche avvocato ad esempio, psicologi, e comunque persone che hanno diploma che non riescono a rientrare nel mondo del lavoro. Sono persone che una fascia di età, quella che abbiamo dedicato al Tribunale, tra i 25 e i 40 anni, persone che comunque hanno fatto precedentemente anche lavoro di ufficio, quindi comunque sono persone diciamo esperte e che sicuramente saranno un apporto importante per la gestione del Tribunale. Voltiamo pagina. Sabato 25 di settembre alle 22:30 a Francavilla ci sarà la festa gay d'Abruzzo a Villa Paola contro l'omofobia. Vediamo. Sabato a Francavilla al Mare si terrà la festa gay d'Abruzzo, un evento organizzato per contrastare l'omofobia. È questo il significato di questa manifestazione? Sì, praticamente Canal G Television, che è la televisione, la Onlus che organizza questi eventi in tutta Italia, ha scelto proprio l'Abruzzo come sede di questa manifestazione importante, che partirà sabato 25 e poi continuerà diciamo per tutta la stagione invernale, sempre nella stessa location, che è a Francavilla al Mare, in Villa Paola, che è una villa esclusiva dove si fanno delle manifestazioni importanti. Diciamo che veramente l'obiettivo è quello di contrastare l'omofobia, perché ne abbiamo veramente bisogno in questo momento.
quindi sarà una festa molto particolare con degli spettacoli, degli show. Avremo un ospite d'eccezione che è Mr. Gay Italia 2021, che è stato appena eletto, quindi il più bello d'Italia gay, e questo diciamo che è l'obiettivo della nostra manifestazione. Possiamo dire che proprio sabato prossimo inizierà la stagione, chiamiamola così, invernale degli eventi che voi organizzerete nel corso dei prossimi mesi? Sì, diciamo che sabato sarà un assaggio, diciamo. Poi ripartiremo il 30 di ottobre con un evento enorme e poi tutti i sabati a seguire per tutta la stagione. Un evento contro l'omofobia, questo è un problema di cui tanto si parla nel nostro paese. Sì, è un problema che ovviamente riguarda un po' tutti, perché comunque noi vogliamo contrastare qualsiasi atto di violenza nei confronti di tutti, anche delle donne, dei disabili, tutti quanti. Non è soltanto un discorso che riguarda la nostra collettività, ma tutta la società, diciamo. Quindi credo che un evento del genere sia molto importante per ricordarcelo, non dimenticarlo, e perché è giusto che comunque tutti abbiano il diritto di amare e di vivere liberamente. Concerto d'eccezione ieri sera in Piazza Martiri a Teramo con Mario Biondi, guest star del Paolo Di Sabatino Quartet. L'evento promosso dall'AIRC Abruzzo e Molise ha avuto una connotazione benefica, poiché è finalizzato alla ricerca sul cancro. È stata una bella serata, molto apprezzata dai teramani, sold out in Piazza Martiri a Teramo per un concerto d'eccezione con uno degli artisti più conosciuti e apprezzati a livello internazionale. Mario Biondi è stata la guest star del Paolo Di Sabatino Quartet. L'evento ha avuto una connotazione benefica, poiché finalizzato a sostenere la ricerca sul cancro. È stato promosso e organizzato dal Comune di Teramo, dalla Società della Musica e del Teatro Primo Riccitelli e dalla Fondazione AIRC Abruzzo e Molise. Circa 600 gli spettatori, sul palco anche il sindaco Gianguido D'Alberto, che ha sottolineato l'eccezionalità del concerto, l'appuntamento più significativo dell'estate teramana, per due motivi: per l'eccellenza della proposta e per la sua finalità. La presenza di Mario Biondi a Teramo la si deve al musicista teramano Paolo Di Sabatino, grazie ad un'antica amicizia e una collaborazione tra i due mai venuta meno. La musica ha messo d'accordo proprio tutti. Tra gli spettatori anche il sindaco di Giulianova, Ivan Costantini, che dopo le feroci polemiche di quest'estate contro l'amministrazione comunale di Teramo e i suoi eventi, si è complimentato invece con il sindaco D'Alberto in un abbraccio pacificatore. Adesso lo sport calcio, stop di circa 3 settimane per il giovane centrocampista del Pescara Pompetti a causa di una lesione al flessore. Da verificare le condizioni di ingrosso, che domenica scorsa ha subito un colpo alla spalla. Recuperato invece Clemenza, che contenderà una maglia a Galano nel match di sabato contro la Viterbese, direzione di gara affidata a Daniele Virgilio di Trapani. L'analisi del momento del Pescara nelle parole dell'ex capitano Michele Gelsi. Pescara è, specialmente in questo periodo, è molto esigente. Giustamente ha sempre avuto la fortuna di calcare sempre Serie A e Serie B. Adesso era tanti anni che non rifacevamo la Serie C. Però penso che in questo momento qua la squadra stia rispondendo bene alle critiche ricevute gli anni passati, quindi è prima in classifica, sta facendo bene, ha un'anima finalmente rispetto agli anni passati, sa quello che fa, e vedo anche un pochettino più di attaccamento a un po' di appartenenza alla città, un po' di appartenenza che forse negli anni passati è venuta a mancare. Infatti i risultati non sono venuti. Il fatto di vincere negli ultimi minuti, questo significa che la squadra è sempre viva, ha sempre voglia di raggiungere un risultato. L'unica cosa, deve stare attenta, perché subiamo sempre gol. Mi sembra che in tutte le partite che abbiamo fatto abbiamo subito gol. È normale che quando sei una squadra che deve vincere devi avere reparti omogenei, c'è anche già la difesa deve essere
strutturata, deve dare garanzia, ma se non hai poi un buon centrocampo che fa filtro, che ti costruisce, e hai un centravanti che ti, almeno in categoria ti garantisce dai 12 ai 15 gol, e i campionati è dura che riesci a vincerli. Però penso che gli acquisti che ha fatto Pescara, specialmente davanti rispetto agli altri anni, quest'anno i gol dovrebbero venire, anche se ultimamente i gol vengono dagli esterni e dal centrocampista come Memusha, che ce l'ha già fatto, il terzino destro. La gara di Coppa Italia di Serie D di ieri tra Notaresco e Vastese, che ha visto la qualificazione ai 32esimi di finale dei rossoblù, lascia ad entrambe le compagini buone indicazioni in vista del secondo turno di campionato. Anche le rotazioni, infatti, hanno dato risposte positive sia ad Epifani che a D'Addario. Vediamo. Aspettando la seconda domenica di campionato e del Notaresco il derby di Coppa Italia del Savini contro la Vastese. 3-2 per la squadra di Massimo Epifani, che avanza nella competizione grazie ad un Gassama semplicemente incontenibile. Tre volte a segno, tante seconde linee negli 11 titolari, rotazioni che servono ai due tecnici per portare al massimo della condizione tutto l'organico. Il pallino già in avvio dei padroni di casa, il piazzato di Massetti trova il tuffo di testa di poco al lato di Gallo in percussione offensiva. Piano piano inizia a carburare Gassama, suo il tiro centrale dal vertice dell'area di rigore al settimo, replicato da Pesce, 5 giri di lancette più tardi, seppur con esito identico. Di Feo è attento e blocca. Ancora Notaresco al quarto d'ora, il binario è sempre quello destro, Massetti al traversone, Gassama per la girata alta. La risposta, la prima di una Vastese con 8 under in campo dal primo minuto al 24esimo. Ferramosca gira un suggerimento di De Angelis, trovando però un muro all'interno dell'area di rigore. Sul ribaltamento veloce c'è ancora Gassama, stavolta in veste di assist man, trova Pampano che col diagonale cerca il vantaggio, ma trova la risposta coi piedi di Di Feo. È l'antipasto però del gol che arriva al minuto 28, Bellardinelli da destra per Frederick, dalla parte opposta a sinistro violento, che il portiere della Vastese devia in corner, sugli sviluppi del quale Gassama, imbeccato da Massetti, gira alle spalle di Di Feo il pallone del vantaggio notareschino, nonostante l'estremo tentativo di Ferramosca. 6 minuti e Gallo in anticipo serve verticalmente ancora Gassama, che apre il turbo e batte ancora l'estremo aragonese con un tocco morbido. 2-0 per il rossoblù di Epifani. Chiusura di tempo con la rete ospite che accorcia le distanze. Il piazzato di De Angelis trova Martiniello lasciato solo, libero di colpire di testa. Stavolta è Mariani a dover capitolare per il 2-1. Ultimo sussulto della prima frazione con Di Feo che si supera sull'incursione in area di Pesce. Secondo tempo con la Vastese a caccia del pareggio. L'iniziativa di Scafetta al 55esimo termina con la conclusione insidiosa deviata in corner e all'ora di gioco con la punizione direttamente in porta di De Angelis che Mariani smanaccia in calcio d'angolo. Epifani richiama Pampano per Bana, D'Addario, Montesi e Martiniello per Di Filippo e Alonzi. Aragonesi decisamente più in palla, però al 69esimo la difesa di casa chiude in qualche modo sul traversone basso di Scafetta, anticipando il tocco sotto misura di Ferramosca, e il pari arriva come conseguenza logica di una ripresa praticamente tutta biancorossa. Alonzi lavora un buon pallone sulla destra e serve l'inserimento di Sansone per il 2-2 comodo. Pari però che dura solo 120 secondi perché al Notaresco basta e avanza l'ennesima fiammata del pomeriggio di Gassama, lanciato in campo aperto, sigla la sua personale tripletta col destro che trafigge Di Feo. L'assalto della Vastese, benché veemente, nel finale non regala il sigillo della parità. Al secondo turno va il Notaresco dunque, domenica si replica al Savini, ma stavolta sarà campionato contro il Trastevere. Impegno interno per la Vastese con il Vasto Girardi, ma sul neutro di Agnone, aspettando che il terreno di gioco dell'Aragona sia presto pronto. È una partita, come ho detto anche in pre-gara, che era un modo per vedere chi ha giocato di meno e di far fare minutaggio a Colombatti, che viene da un crociato. Sono contento, una bella partita, bella accesa, bella ritmi alti, è stato un bel allenamento, e poi vincere fa sempre piacere, però ci dobbiamo subito proiettare a domenica, che è il campionato, che è la cosa più importante. Partita che ti ha consentito anche di sperimentare la difesa a 3. Sì, ma queste partite servono anche per questo, anche per dare minutaggio un po' a tutti, avendo 4 difensori centrali, ho tenuto a riposo Ivan, Speranza, e per far giocare anche tutte e tre insieme, per far giocare anche fuori quota nel proprio ruolo. E
sono esperimenti che si fanno, che possono sempre ritornare utili per il futuro. L'importante è che abbia fatto un buon allenamento, ripeto, una buona gara, non si è fatto male nessuno, questa è la cosa più importante. Mister, io credo che al di là del risultato avverso, però soprattutto nel secondo tempo hai trovato una squadra brillante, viva, con tanti giovani, che ha avuto voglia di riprenderla questa qualificazione. Sì, è proprio così, insomma, anche al primo tempo, però poi ci siamo trovati al 30esimo, insomma al 28esimo sotto di un gol, abbiamo commesso un paio di errori, però mi è piaciuta questa veemenza di questa squadra, di questi ragazzi che stanno lottando e correndo da un po' di tempo. Era giusto dare possibilità a tutti di disputare una partita, prima di tutto contro il Notaresco, che insomma in questa categoria è una delle squadre migliori, e nello stesso tempo di andare a fare una gara ufficiale. La Coppa serve anche a questo, per ruotare un po', adesso la Vastese è fuori, però posso chiederti chi hai visto particolarmente bene dei ragazzi che oggi hanno giocato? Devo dire un po' tutti, dal portiere, da Scalise, Scafetta, insomma, Sansone, insomma tanti. Il TG6 termina qui con il servizio di Jacopo Forcella. Io vi ringrazio per averci seguito. Vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con Velo, la trasmissione che si occupa di ciclismo, con il patron Luciano Rabottini, Jacopo Forcella e i loro ospiti. È davvero tutto, prossimo appuntamento alle 23. Grazie, buona serata.